sentite, potrebbe essere Radio Tirana, ma veramente, sentite questo, oppure Incontri ravvicinati, che è venuto dopo, tra l'altro, cioè il potere evocativo di questo. Dice che era un bel uomo e veniva dal mare, e già qua è magico, parlava un'altra lingua, però sapeva male. E quel giorno li prese mia madre sopra un bel prato, l'ora più dolce. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a nanna, e stringendomi al petto che sapeva di ma. La canto così perché ho fatto a Lisbona un concerto veramente straordinario con la più grande cantante di fado, si chiama Argentina Santos, di 80 anni, e lei cantava veramente come Janis Joplin, non sto scherzando, una cosa straordinaria. E allora anch'io, il gruppo di fado, c'erano due musicisti di Amalia Rodriguez, e allora mi ero spinto proprio anch'io, giocavo la Madonna quel bambino da fascia, e forse fu per gioco, forse per amore, che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua prima vita il ricordo più grosso, e tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso, mentre bestemmio e bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù Sentite che bello che è il silenzio. L'applauso è veramente una cosa che dà soddisfazione. Però sentite che magia. Ecco, a proposito del discorso dell'artificiale, del supporto, del naturale, sentite che magia. Adesso possiamo anche